Eccoci qua, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto, il tesoro dell'area zero, il disco Indaco di LC seconda parte. Dunque, nello scorso video ho sconfitto Rupi dei Super 4 della Lega Mirtillo e ora bisogna andare ad affrontare Erin Super 4, la terza, che si trova qui in questo punto, Piazza Canyon. Ok, imposta come destinazione. Qui non ci sono ancora stato, sarà interessante vedere che tipo di Pokémon la abitano, questa sezione del bioterrarium. Se non altro questa zona nevosa è curata rispetto a una certa sierra di nostra conoscenza. Questa è molto molto più curata, accidenti. E meno male. Che poi non sia aggiustato il frame rate, il lag e tutto il resto. A questo punto, vabbè, ce lo sapevamo. Però almeno un po' di level design, signori. Un minimo di level design c'è. Oh, eccoci qua, va. Dunque. La prima cosa, fammi curare Pokémon. Ci ho messo mezz'ora ad arrivare, ma perché stavo catturando lo scibile umano. Madama Erin fa la sua comparsa. Addirittura Madama. Lei, secondo me, ogni sera mette i suoi seguaci in fila col frustino e dà le sculacciate a tutti per ricordare chi è che comanda. Tu sei Link. Eccomi arrivata. Urge trasferirsi altrove, sei pregato di seguirmi. Lei è la tipa che, o il tipo che negli anime si aggiustano gli occhiali così, senza mai veramente aggiustarli, perché poi non è che questo gesto aggiusta gli occhiali in realtà, è solo per vantarsi. Secondo me neanche ha le lenti lei, ma sono finti quegli occhiali. Ma andiamo avanti. Arriviamo al dunque. Permetterti di sfidare la Lega è un'eccezione tra le eccezioni. Poiché l'istituto ha consentito, seguirò le regole nonostante il mio iniziale dissenso. Come Super 4 mi limiterò a procedere senza intoppi. La prova di Super 4 si svolge qui. La sfida da me ideata è il volo contro il tempo. Dovrai salire in groppa a un Pokémon e completare un percorso aereo nel Bioterrarium. Supererai la prova se arrivi al traguardo nei tempi stabiliti. Attraversando gli anelli di Magnemite, il tempo a disposizione si prolungherà. Consiglio di raggiungere il traguardo attraversando più anelli possibile. Ah, quindi devo arrivare in tempo, in poche parole. Acconsenti? Certo. Ricevuto. Sei pregato di far uscire il tuo Pokémon da poche passaggio. Eccolo qui. Bello, eh? Per fortuna questo Pokémon dovrebbe riuscire a volare con il necessario impegno. Signor Gua, apra la bocca. Ah, perché ha fatto Gua quando è uscito? Ecco, fa Gua. Miradon è pieno di energie. All'interno della cupola cresce spontaneamente una pianta dalle proprietà misteriose. Ho utilizzato le sue foglie per creare delle pillole che possono migliorare l'abilità nel volo. Per la sola durata della prova ti sarà consentito di volare liberamente nel Bioterrarium. Cavolo, vorrei farlo sempre. Prima che scada il tempo, stick sinistro, scendi e prendi quote con la... cambia direzione, certo. Facile. Prego, dai inizio alla prova e buona fortuna. Ok. Sarà interessante. Questo è un bel minigioco, sapete? Però, peccato che si scenda premendo in giù, cioè è fastidioso. Dovrebbe essere il contrario. Premendo in giù prendi quota, premendo in su ti abbassi. Sarà un po' difficile fare pace con i comandi all'inizio. Dai. Cavolo, sembrano molto più distanti di quello che in realtà sono. O meglio, più grandi, non distanti. Per poco non ci andavo a sbattere. Per poco non andavo fuori dal primo. Bella questa comunque come prova. Cioè, se non fosse solo una prova sarebbe meglio. Wow. Bellissimo. Sarebbe bello volare sempre così con Miraidon e Coraidon. Peccato che non si può. Forse una volta finito il minigioco ci daranno la possibilità. Chissà. Bene.
Questa era facile comunque, però è bellissimo il fatto di poter volare in questa maniera. Però più carina rispetto a quella, rispondi alle domande. Erin, come va? Volo molto intelligente, nonché estrema e straordinaria puntualità. Hai dunque superato la prova del Super 4, congratulazioni. Vuoi trasferirci nuovamente? Sei pregato di seguirmi. Chissà, magari questo qui proprio è un percorso che puoi sbloccare poi. Chissà. Link, hai ottenuto il diritto di affrontarmi. Vuoi dare subito inizio alla lotta? Certo. Ricevuto, assumiamo un assetto idoneo alla lotta. Quanto sei formale. I posti assegnati sono stati raggiunti. Sei un automa, non sei una persona normale. Prima vorrei chiederti una cosa. Ah no, le lenti sono vere. Link, in che rapporto sei con Riven? Dovremmo essere amici in realtà. Quindi siete amici? Personalmente lo riconosco come fratello minore della mia amica Rubra. Ora è diverso da come era in precedenza. Ciò è causa di preoccupazione. Se possibile, vorrei essere io a salvarlo. Pertanto la sconfitta non mi è concessa. Si dia il via alla lotta. Ah! Diglett di Alola e Skarmory. Skarmory, Dugtrio in standby. Impostiamo la lotta in modo da terminare in orario. Allora, Ogerpon è ancora roccia. Dovevo rimetterlo normale. Ma comunque, non importa. Andiamo in Terra Crystal? Ho sto la scelta, quindi non dovrei avere problemi. Dugtrio è primo da mandare KO. Cambio Pokémon. Ogerpon, metto Ursaluna. Non so per quale ragione. Stavo pensando che Ogerpon Roccia fosse la scelta adatta, poi mi sono ricordato che no, è Acciaio che è forte contro Roccia e non il contrario. Non so perché mi è venuta sta cosa in mente di lasciare Ogerpon. Boh. Allora, Dugtrio dovrebbe andare cap. Come fa a essere così veloce? Anche lui ha sto la scelta? No. Sì, le mie lenti sono appannate per la tensione, va bene? Stavo per dire per la pensione. A fuoco a nastro, ma è velocissimo comunque. Accipicchia. Levito roccia, buono. Si faceva nel 2008 in VGC, eh? Quando ancora non esisteva il VGC, certo. Dai, a questo terremoto. Ah, toccherà ricaricare la Crocco. La crocca e anche la mela perché è meno di metà vita. No, focannastro anche lui. A vigore, certo. Di focannastro non poteva essere, ovvio. Però almeno Dugtrio se ne va. Quindi terremoto non dovrebbe essere più un problema ora. Turbine? Però. Interessante. Mando Crocodile. Ok. Impoleon. Quella. Allora, facciamo Canzone Ardente su Impoleon. E ricarichiamoci Croccomela con il turno di Crocodile. Sì, ricarica totale ci vuole, sì. Assolutamente sì. Se no non si va avanti. Cos'è ora? Skarmory ha una corrente ascensionale che è da sotto. Come funziona? Non ci ho fatto caso a quella posa prima. Non basta? Oh. Peccato, peccato davvero. Vabbè, ne siamo un altro. Ancora turbine. Lo fa apposta? Va bene.
Entra in campo Ogre Pony. Allora noi mandiamo in campo. No, mandiamo Poliwrath, dai. Eccoci qua. Allora, facciamo cascata su Skarmory e colpo basso su Empoleon. Buono. Almeno un altro va fuori dai giochi. Chissà chi farà terra cristallizzare acciaio lei. Un Pokémon non acciaio, molto probabilmente. Scizor, wow. Ok, interessante. Reuniclus. Ok. Cascata su Scizor e colpo basso su Reuniclus, che diventa acciaio puro. Quindi si prende super efficace. Non è Reuniclus quello che si trasforma? Ok, questa non me l'aspettavo. Allora, Ursaluna e Crocodile. Loro entrano solo per farmi revitalizzare. Mi ci vuole assolutamente Croccomela. Ok, ho usato Revitalizzante Max su Croccomela e anche su Ogerpon. Ogerpon può tornare utile. Non sottovalutiamolo. Allora, mi fa paura Reuniclus per quello che può usare, ma Scizor ancora di più perché è molto forte. Ripicca su Reuniclus e canzone ardente su Scizor. Ovviamente, ovviamente. Vabbè però, cioè... Pare quasi una fregatura, pare. Baccacao. Non è normale. Oh, tutti quanti con Baccacao stanno? Non lo so. Proprio VGC? Proprio... Oddio, VGC, insomma. VGC di altri tempi, questo sarebbe, eh. Però ci sta, ci sta. Alla grande, poi ci sta. Allora, mandiamo Ogerpon. Dovrei essere in grado di mandare KO Reuniclus. Manda me. Ah, beh, potrebbe anche far terastallizzare Metagross. Perché no? Secondo me va su Reuniclus, dai, non può essere Metagross, dai. Dai, è per forza, non è acciaio. Siamo a corto di tempo, è il momento di finalizzare. Poi è terra cristallizzare o terra stallizzare? Quale delle due? No, Metagross, dai, non è possibile. Perché Metagross è già acciaio? Non ha senso! Cioè, non ha senso secondo il gioco! Vabbè, ok. Io colpo basso sicuro su Reuniclus perché dico, sai, non è acciaio. Invece no, ha puntato su Metagross. Che tra l'altro si è preso una canzone ardente nel viso e ci è rimasto. Dai, su, mandami KO Ogerpon con il Tortozona. Ah, per fare la combo con Metagross. Ma dovevi farla prima, Tato, eh? Il turno prima dovevi farla. Questa è stata una giocata pessima da parte della CPU. Ma proprio brutta, brutta, brutta. Vediamo se ce la fa a mandarmi KO Ogerpon con Psichico. Non Energy Pal. Ma che sta facendo? Cioè, ha brain fartato dopo che ha sconfitto Metagross? A quanto pare. Ma vabbè. È andata così. Molto più facile degli altri due, lei. Paradossalmente. Perché comunque sia Pyros, bene o male, così è andata. Ma molto più facile, lei. Cioè, proprio all'ultimo il computer ha detto no. No. No, tu non sei abbastanza per salvare Riven. Ma ci sono io. Stai tranquilla. La forza dei propri Pokémon è direttamente proporzionale alla propria forza di volontà. Evidentemente il tuo desiderio di aiutare Riven supera di gran lunga il mio, Link. No, non credo. Facciamo le persone gentili. Link, sei molto gentile, grazie.
Dunque, Link, procediamo con la foto commemorativa della tua vincita contro di me. Troppo rigida, lei. Ah! Fa il cuore, perché in fondo è una ragazza anche lei. Game Freak ci ricorda che nonostante sia lì già al dovere, è una ragazza anche lei. Non si vedeva, guarda, Game Freak. Ti cedo anche una delle mie mosse preferite. Pressa d'acciaio, 225 MT. Wow! I Pokémon schiaccia il bersaglio usando i propri arti. Più PS rimangono al bersaglio, maggiore è la potenza della mossa. Ah, questa è Liccata. Non proprio il nome, ma quello che faceva un attacco. Più PS al bersaglio, più fa male. Tipo Zampillo, ma con i PS dell'avversario. Bello. Anche Eruzione, sì. Link, esaudisci il mio desiderio di salvare Riben. Va bene. E ora devo andare. Arrivederci. Arrivederci. E finisce anche questa puntata, amici miei. Ma ecco che come sempre arriva Aris. Yo, futuro campione! Hai già sconfitto 3 Super 4. Certo che sei proprio una scheggia, fai quasi paura. Erin è una tipa interessante, vero? Se la senti parlare con Rubra poi è uno spasso. Per qualche motivo quelle due si capiscono al volo. Buffo, non trovi? È una tipa seria e rigorosa, ma anche molto sensibile. È facile fraintenderla, ma tu cerca di fare uno sforzo, Link. Immagino che anche per uno come Riben sia difficile rimanere impassibili davanti a un talento come il tuo. Beh, ormai ti resta solo il sottoscritto. Visto che sono l'ultimo baluardo, ho avuto tutto il tempo del mondo per prepararmi. Beh, metticela tutta, mi raccomando. Ci vediamo presto, Tato. Beh, che dire, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andrò ad affrontare l'ultimo Super 4, cioè Aris. Ha una squadra composta da tipi drago, sicuramente avrà qualche bella sorpresa, anche qualche ghiaccio, folletto, roba così, insomma. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!